Buongiorno da Gilda TV, vi proponiamo l'intervento dell'onorevole Giancarlo Giordano di Selle, che parlando dell'iter parlamentare del DDL ha sottolineato che per una riforma importante come quella della scuola bisogna parlare senza escludere nessuno e proprio per questa ragione si dichiara contrario ad un'eventuale accelerazione dei tempi per l'approvazione della legge. Intanto grazie a voi per l'invito e penso che sia solo una prima occasione. Io voglio cogliere la parte della disponibilità che si intravedeva nell'intervento della senatrice Puglisi, precisando una cosa, che è vero, lo strumento che si propone il governo è uno strumento che ha una procedura parlamentare. È vero pure che i tempi che si propone il governo con quello strumento non hanno nulla a che fare, perché in questo Paese un DDL ha una media di realizzazione di circa 228 giorni e io rifiuto, siccome l'ho visto già sulle labbra della senatrice Puglisi, l'idea che si debba fare di fretta sulla scuola. Sulla scuola bisogna... Sulla scuola, se sono vere le ambizioni che ho ascoltato non solo dalla senatrice Puglisi, se è vera l'altezza di quelle ambizioni, sulla scuola bisogna fare bene e per fare bene bisogna parlare con tutti, senza escludere nessuno. Quindi il tempo è un primo fattore decisivo, siccome c'è un primo mistero per cui a un certo punto è partita la propaganda sulla buona scuola con le slides e tutto il resto appresso, però il testo si è perso. Ora siamo arrivati alla bollinatura, mi pare di capire, lo incardineremo, immagino, alla Camera dalle informazioni che ho io, questo mi è stato detto, dopodiché il primo argomento non può essere facciamo presto, abbiamo un mese. In questo mese c'è Pasqua, ci sono le regionali, io sto parlando di realtà e partire dal presupposto, lo voglio dire con chiarezza, senza speculare niente, che la consultazione effettuata sia sufficiente per noi è un errore clamoroso, perché il corpo vivo della scuola deve essere ancora coinvolto. Io voglio dire un'altra cosa, perché siamo appunto nel mistero e nel vago al momento, al di là delle cose, alcune condivisibili, l'ho detto che ho ascoltato, come dire, anche di vicinanza, voglio dire, culturale che ho ascoltato, almeno in termini di ambizione e di spinta, l'energia che ci si sta mettendo è una cosa buona, questo va detto. Dopodiché va detto pure che noi non possiamo immaginare, come dire, di sfruttare il tempo per fare un'operazione, e cioè stralciare la parte che riguarda il reclutamento a un certo punto, dire il Parlamento è incapace di fare le cose che dovrebbe fare, le fa il governo perché il governo è bravo, e quella parte si sottrae alla discussione. Questo sarebbe inaccettabile. Se il governo vuole fare questa operazione lo dica in premessa, perché il Parlamento deve essere messo in condizione di poter lavorare seriamente sulla scuola e di rimettere al centro, io la voglio dire così, cercando di aprire una dialettica positiva, perché voglio essere, come dire, disponibile, vorrei essere quasi ingenuo, per non dire a un certo punto di essermi ritrovato un po' fesso, come si dice dalle parti mie. Io voglio essere disponibile rispetto alla volontà di dialogo che viene qui testimoniata, per la verità suggerita, perché i tempi dicono un'altra cosa. Dopodiché io voglio che al centro della nostra discussione, prima ancora che un testo, ci sia una domanda. Perché la riforma costituzionale, il Jobs Act, la riforma delle province, la riforma della scuola, hanno tutte un segno, io la dico così per farmi comprendere, il segno in qualche modo di comprimere uno spazio democratico, di sottrarre uno spazio, una parola in più ai cittadini e di mettere in capo a qualcuno un potere verticale. Noi, Sinistra Ecologia e Libertà, per quello che saremo capaci
ci contrasteremo duramente questa impostazione, perché indica, tradisce, suggerisce un'idea di società che non condividiamo. Dopodiché, e chiudo sul serio, io vorrei, e lo dico alla senatrice Puglisi, poi lo dirò alle colleghe che in commissione con noi lavorano quotidianamente, vorrei che al centro del dibattito ci fosse un'altra cosa: a che cosa serve la scuola pubblica statale in questo paese? A che cosa serve? Se noi forse partiamo da questa domanda, probabilmente troviamo la stessa risposta. Se noi non ci facciamo più domande giuste, probabilmente non troveremo più risposte giuste. Grazie.